Se sei di Parma e Reggio Emilia, sicuramente questa settimana la vivrai in maniera molto diversa rispetto a tutto il resto d'Italia. Eh sì, perché finalmente dopo 20 anni torna il derby dell'Enza. Parma e Reggiana si affronteranno il 19 di dicembre. E sebbene non sia un derby cittadino, ovviamente la rivalità tra queste due città è sentitissima fin dai tempi del Medioevo. Una rivalità che va ben oltre il calcio, in cui i due comuni si scontravano spesso per questioni di confine. Perfino nei dialetti delle due città esistono dei termini dispregiativi per indicare il rivale. Ad esempio, i parmigiani chiamano i reggiani teste quadre e a loro volta i parmigiani vengono chiamati dai reggiani bagoloni, un termine dispregiativo che significa truffaldino, imbroglione, spaccone. Per cui dal contesto storico si è poi trasportata la rivalità anche nel contesto sportivo. Parma e Reggiana, infatti, nate rispettivamente nel 1913 e 1919, si scontrano per la prima volta nel derby in promozione nel campionato 1919-1920, quasi 100 anni fa. E ahimè, da parmigiano mi tocca dire che il primo derby fu vinto proprio dai Granata per 2-1. Negli anni 30 e 40 le due squadre si affrontarono diverse volte con accaniti derby nelle categorie inferiori del calcio italiano come la Serie B e la Serie C. E veniamo ora a un derby molto particolare e ancora oggi sentitissimo. Siamo nell'anno 1952-53 e si trovano entrambe le squadre in Serie C. Il 22 marzo del 1953, infatti, si disputò allo stadio Tardini la partita di ritorno del derby già vinto all'andata dalla Reggiana e vinto ancora una volta dai Granata per 2-1, nonostante questi ultimi arrancassero nel fondo della classifica. Ma la gioia reggiana dura davvero pochissimo tempo, perché il 24 marzo subito il Parma denuncia un fatto increscioso. Il Parma denuncia alla Lega infatti un tentativo di corruzione da parte di un alto dirigente della Reggiana ai danni del vicepresidente Carrega. Si tratterebbe infatti di un'offerta in denaro da parte dei dirigenti della Reggiana verso appunto il dirigente del Parma di 800.000 lire per aggiudicarsi appunto la vittoria di un sentitissimo e importantissimo derby. E il 20 aprile arrivò subito la sentenza del giudice sportivo. 20 punti di penalizzazione alla Reggiana, che scivolò così nel fondo della classifica, e inibizione a vita dei suoi dirigenti. E a fine stagione, a causa proprio di questa denuncia, la Reggiana retrocedette in quarta serie, per la prima volta nella sua storia. Da quel momento in poi, infatti, l'astio campanilistico tra le due città diventa un vero e proprio rancore odioso e fortissimo che va ben oltre il contesto sportivo. La Reggiana nel 58-59 torna nella stessa serie del Parma, cioè in Serie B, e guidata dal parmigiano Del Grosso riesce a vincere addirittura entrambi i derby. E non solo, in quel di Reggio erano anche contentissimi per l'orribile campionato che il Parma stava affrontando in quell'anno e che si era salvato praticamente nelle ultime giornate di campionato. Complice purtroppo il primo fallimento del Parma negli anni 60, il derby venne svolto, diciamo, venne giocato veramente pochissime volte. Nel 68, infatti, grazie all'unione della Associazione Parmense e della Golese, il Parma venne rifondato. E negli anni 70, infatti, per lo più in Serie C, le squadre si incontrarono una dozzina di volte in totale. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 nasce il fenomeno Ultras. E la rivalità descritta prima tra i due comuni si trasferisce in questo momento sugli spalti. Il derby infatti inizia a essere teatro di numerosi scontri, a volte anche molto gravi, come quelli registrati nel 1986, dopo la vittoria, ahimè, della Reggiana. Il 15 dicembre del 1985 finalmente il Parma riesce a vincere dopo 40 anni il derby in quel di Reggio e a fine stagione addirittura vengono promossi in Serie B. E veniamo ora dunque al derby più sentito per i parmigiani, il derby della promozione in Serie A. 27 maggio 1990, in uno stadio Tardini strapieno, si svolge il derby con la maiuscola contro la Reggiana.
è il penultimo turno della Serie B. Se il Parma vince è matematicamente in Serie A, per cui per i cugini reggiani sarebbe un doppio sgarro. Lo stadio Tardini non era mai stato così pieno, 15.000 spettatori, record di incasso della stagione e stadio completamente colorato con sciarpe e bandiere di colore giallo-blu. E in quella giornata un pensiero va anche al presidente del Parma, Ernesto Ceresini, scomparso purtroppo 4 mesi prima. E dopo appena 6 minuti di gioco è un guizzo del sindaco Marco Osio su assist del capitano Lorenzo Minotti, che approfitta dell'incertezza del difensore dei vecchi, gli ruba la palla e sorprende il portiere Facciolo con un preciso diagonale. E il raddoppio è l'ideale preludio del trionfo all'89esimo con il figlio di Parma, Alessandro Melli, il quale scatta dalla nostra metà campo verso la porta sotto la curva nord. Sbigottisce tutta la retroguardia granata senza sbagliare la conclusione quando giunge a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Che smacco per i reggiani perdere 2-0 a Parma e non solo, vedere anche esultare i propri acerrimi rivali non solo della vittoria su di te, ma anche della promozione in Serie A per la prima volta nella loro storia. E siamo sicuri che a Parma quella giornata non se la scorderà più nessuno. Gli anni 90 invece furono gli anni del derby in Serie A. La Reggiana infatti riuscì a salire anch'essa nella massima serie e addirittura a rubare anche punti importantissimi per il Parma nella lotta a scudetto. L'ultimo derby venne disputato appunto nella stagione 96-97. Nell'incontro d'andata il Parma si impose per 3-2, mentre in quello di ritorno la partita terminò sullo 0-0. E in quell'occasione, dopo oltre 60 anni, il derby non venne disputato nello stadio Mirabello, ma nel nuovissimo stadio Giglio. Quella gara purtroppo fu un teatro di un bruttissimo gesto da parte degli ultras della Reggiana, che lanciarono più volte in campo i rubinetti rubati nei bagni della curva sud. E questo appunto è stato l'ultimo derby disputato fino a questo momento, perché infatti dopo 20 anni il Parma e la Reggiana si affronteranno di nuovo nel girone B di Lega Pro. È un derby davvero diverso rispetto a tutto il resto dei derby della nostra nazione. È sentito davvero in maniera viscerale da parte dei tifosi di entrambe le squadre. Probabilmente se si va a chiedere a un tifoso: preferisci vincere tutti e due i derby e retrocedere o preferisci perderli tutti e due e essere promosso nella massima serie, probabilmente non sono in tanti ad optare per la seconda opzione. L'importante è vincere il derby. Ed è anche questo il romanticismo del calcio, non trovate? Spero vivamente con tutto il cuore che si lasci da parte l'odio extra sportivo per le due squadre e si pensi semplicemente allo sfottò, che sinceramente rende il calcio molto romantico. Per cui questo è un appello per entrambe le tifoserie: andiamo allo stadio, facciamo divertire i nostri figli che sicuramente non hanno visto il derby di 20 anni fa e oltre, facciamogli sentire la passione per la maglia e per l'appartenenza per la propria città, ma cerchiamo, vi scongiuro, di non andare oltre. E comunque vada in questa stagione, per sempre, forza Parma e Reggio Emilia.